Buongiorno artisti, oggi ci divertiremo con un pastello olio bianco che ci aiuterà a creare un'arte quasi magica. Io ho scelto nel primo lavoro di realizzare delle linee morbide e ondulate. La cosa difficile è che non è evidente vedere quello che disegnate. Quindi una volta che realizzate il vostro design, poi vi consiglio di prendere il foglio e cercare di guardare controluce se è quello che volevate o se dovete aggiungere delle linee. A questo punto non vi resta che prendere degli acquerelli, scegliere i vostri colori preferiti e iniziare a dipingere sul foglio. Magicamente il vostro disegno realizzato in precedenza con il pastello olio bianco emergerà dal foglio. Come potete vedere, il pastello olio respinge l'acqua e quindi il colore non rimane, non penetra dove è stata tracciata la linea e quindi lascia emergere il vostro disegno. Questa tecnica è anche molto divertente se volete realizzare dei biglietti di auguri o semplicemente dei messaggi di ringraziamento. Una volta che realizzate la scritta, poi potete veramente sbizzarrirvi con i vostri colori preferiti, potete scegliere la direzione del colore, potete creare un quadro sopra la scritta. Potete giocare anche con un po' di bianco, in questo caso non coprire tutta la pagina. E se per caso in questo momento oggi non avete un pastello olio bianco, potete anche divertirvi a realizzare un'arte simile ma tracciando delle linee con un pennarello o una matita nera e riempiendo gli spazi. Buon divertimento e buona esplorazione!